Gate, 20 angeli. Contattare Piombo su Oscar 84. Alternato Papa 17. Ordine di Scrambo 15 e 40 su. Trasmette in Santa Mike. Nei reparti di volo, avvenimenti come questi si sono ripetuti un'infinità di volte. Ben tre generazioni di piloti da caccia vi si riconoscono per esserne stati protagonisti. Comincia così, con il suono penetrante di una sirena, la storia di ogni missione di intercettazione. Ed è cominciata così, una vicenda lunga più di 40 anni, la storia dell'F-104 nell'aeronautica militare. Come il 104 sia arrivato nei reparti di volo dell'aeronautica italiana, preferito a candidati non meno prestigiosi, è invece un'altra storia. All'inizio degli anni 60 si trattava di scegliere il velivolo che avrebbe formato l'ossatura della difesa aerea nel nostro paese. Non era scelta da poco. Una bella mattina arriva in ufficio il generale Moisi. Mi chiama, mi fa, dice: Berto, abbiamo scelto. Che cosa? Come? E dice: se guarda il Corriere della Sera di questa mattina, c'è un articoletto in cui dice che l'aeronautica militare, insomma, la difesa ha scelto il futuro ed è l'F-104G in collaborazione con tedeschi, belgi, olandesi, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, dico, vabbè, allora il problema è finito. Dico: comandante, che Dio ce la mandi buona. Il nuovo velivolo arriva già con un curriculum di rispetto e ha un nome di riguardo, Starfighter, cacciatore di stelle. Ma ai reparti si guadagna presto il nomignolo di spillone per quella forma allungata e sottile. La purezza delle linee aerodinamiche in realtà lo fanno assomigliare più a un razzo o forse a un sigaro acceso quando il post bruciatore ne illumina il getto. Alla fine quella scelta si rivelò felice ed i primi ad accorgersene naturalmente furono i piloti. Quando stavo per partire per gli Stati Uniti per andare a fare il passaggio, il corso di abilitazione sul 104, allora il sottocapo di Stato Maggiore era il generale Valentini, il quale mi ha chiamato e dice: Berto, adesso tu vai negli Stati Uniti, come voli sul 104, mandami due righe e dimmi che impressione ti ha fatto. Ecco, io ho fatto il primo volo, dopodiché gli ho mandato una cartolina. Caro comandante, l'F-104 mi sembra una macchina veramente, veramente eccezionale. Ha un solo grosso difetto, che non ti dà il tempo per pensare. L'addestramento è l'unica soluzione possibile. All'inizio i piloti italiani venivano addestrati in Germania, ma non passò molto tempo che sulla base di Grosseto il 20° gruppo, equipaggiato con la versione biposto, assunse il compito di effettuare la transizione sul 104. Il gruppo ha assolto questo incarico fino all'ultimo pilota, per tutto il tempo della permanenza del 104 in linea. Fu proprio il 104 a indurre a ripensare l'iter di addestramento a favore del sistema del jet ab inizio, come si disse allora. Il 20° era anche dotato di simulatore di volo
macchina per l'epoca poco meno che prodigiosa e certamente ausilio eccezionale per allievo e istruttore. Il neobrevettato dava migliori risultati del pilota con una certa anzianità. Uno dei primi suggerimenti era, nella difficoltà, accelerare nel minor tempo possibile, facendo acquisire all'aeroplano la velocità prevista nel minor tempo possibile. L'impiego del nuovo velivolo diede inizio ad una rivoluzione in seno all'aeronautica, provocando modificazioni profonde in tutti i settori di attività. In tanti anni la macchina stessa si è evoluta. Seguendo il corso dei tempi e della tecnologia, ha migliorato alcune sue caratteristiche. Seguendo le necessità della forza armata, si è adattata a interpretare ruoli diversi, impiegando al meglio le qualità che possedeva. Ma in fondo è sempre e anzitutto rimasta intercettore. Il ruolo principe per il quale era stata scelta e nel quale ancora oggi saprebbe ben figurare. Io ero un pilota intercettore del 21esimo gruppo, base aerea di Strana, quando sono stato inviato a fare l'abilitazione sull'F-104. Sulla base di Erve c'era una scia che passava sul campo, altezza prevista forse 37-38 mila piedi, non lo so. L'istruttore come dimostrazione mi ha detto decolla, abbiamo decollato, la solita avventura del carrello da tirare dentro in fretta perché altrimenti non si riusciva. Poi mi ha detto guarda la scia e tira su. Guardando la scia in un minuto e mezzo l'ho superata. Ecco, il sogno dell'intercettore si era avverato. Presso i reparti l'attività operativa procedeva giorno e notte e il 104 cominciò a dare soddisfazioni ai suoi piloti. Concedeva gratificazioni in volo e non chiedeva l'impossibile, ma il massimo impegno sì, quello lo ha sempre preteso. Il pilota di F-104 non deve essere un super uomo, un super pilota, no, ma deve avere una grossa caratteristica fondamentale, la concentrazione. Il problema, volare sul 104, bisogna essere concentrati, bisogna fare solo quello. Quando è sull'aeroplano uno sa che è su un F-104, lo deve conoscere bene e deve pensare soltanto a quello. I piloti hanno imparato a conoscerlo a fondo. Man mano che le ore di volo aumentavano, cresceva il cumulo dell'esperienza individuale e collettiva all'interno dei reparti. Eppure tra il primo pilota di 104 di 40 anni fa e l'ultimo di ieri non vi è differenza. Non c'è differenza di approccio verso il velivolo e neppure diversa attitudine. Perché in tanti anni il 104 non ha mai perso il rispetto che meritava, né mai è diventato un ferro vecchio. L'emozione che il 104 è in grado di offrire a chi si accinga a pilotarlo, dopo tanti anni, è ancora la stessa. Il decollo con 104 è un'altra delle esperienze che difficilmente si dimenticano e non vuol dire quante volte uno decolla con l'aeroplano, ma la sensazione di potenza del motore, di accelerazione, di esubero, di spinta, è un qualcosa che rimane sempre e non finisce di stupire, specialmente con configurazioni cosiddette leggere, quindi nella configurazione da difesa aerea, quando l'aeroplano non è sovraccarico di serbatoi o di altri carichi che lo appesantiscano, l'accelerazione è estremamente significativa. L'inserimento del post bruciatore dà proprio una spinta. In gergo si dice un calcio nel sedere. Nell'arco della sua carriera da record,
sono stati 10 i reparti dell'aeronautica militare dotati di F-104 e 15 i gruppi che hanno volato con lo Starfighter nei diversi ruoli: intercettore, attacco strike e ricognizione, e nelle diverse versioni, dall'originario F-104G alla versione S, all'ASA e poi ancora all'ASA-M, nella continua ricerca delle possibilità estreme della macchina. Quella del 104 nell'aeronautica militare può definirsi una vera epopea, e non solo per la durata, ma anche per la portata del suo impiego. Nella versione da ricognizione, il 104 è stato impiegato dal terzo stormo. Il velivolo è equipaggiato con uno speciale pod, dotato di macchine fotografiche a raggi infrarossi, ha volato in operazioni reali durante la guerra del Golfo, schierato su una base aerea in Turchia. Per oltre un ventennio il 104 è stato la macchina dell'epoca moderna. Fin dal suo arrivo in linea di volo ha dato il segnale del rinnovamento. Andavano aggiornate le idee, i programmi, le dottrine, l'organizzazione. Anche la logistica ne venne invasa. La manutenzione ne fu investita in pieno. Intorno all'F-104 ruotavano ben 12 distinti specialisti. Per essi venne creata un'apposita scuola di formazione e la lingua inglese cominciò a entrare negli hangar. La figura e il ruolo degli specialisti ne risultarono esaltati, tanto più profondamente quanto più la loro professionalità ne veniva arricchita. Chi lavora sull'F-104 si sente un gradino sopra gli altri. Questo è successo a me venendo da un altro reparto, lavorando su un altro tipo di velivolo. Il 104, sentendo forse il suo rumore, sentendo, avendo una velocità bisonica, essendo complesso come manutenzione meccanica sia di primo livello tecnico che di secondo livello tecnico, dà allo specialista quelle soddisfazioni che forse altri tipi di velivolo non danno. Il classico binomio pilota-aeroplano si apre, si espande. Adesso si parla di team di lavoro. L'obiettivo è la massima efficienza del sistema. Lo scopo è la produzione del maggior numero possibile di ore di volo. Su questo poggia tutta l'organizzazione della difesa aerea, all'interno della quale il 104 rappresenta, nel suo ruolo d'elezione di intercettore puro, la vera punta di diamante. L'aeroplano che nasce per fare questo ruolo a tutt'oggi ha prestazioni che lo rendono tutto sommato ancora valido e capace per questo ruolo, ripeto, in tempo di pace. Quindi identificare, raggiungere un aeroplano, riconoscerlo, non da solo ovviamente, perché pur avendo un radar di bordo non potrebbe svolgere questo compito senza l'assoluto e necessario lavoro di tutta la catena di difesa aerea. E quindi ecco, ricordo, è forse bene fare un accenno anche ai centri radar della difesa aerea, senza i quali il 104 sarebbe di fatto cieco e non avrebbe potuto svolgere il proprio lavoro. Tante volte nel corso di intercettazioni reali,
con un'impennata grintosa e dopo un'ascesa vertiginosa di pochi secondi, il 104 giungeva agli incontri ravvicinati con l'intruso, segnalato dalla catena di avvistamento radar di terra o dai radar in volo della difesa aerea integrata nel sistema della NATO. Che si trattasse di sconfinamenti accidentali oppure di voli non autorizzati, l'identificazione poneva termine alla missione dopo che erano state accertate l'identità e le intenzioni dello sconosciuto. Altre volte, invece, si trattava di normali esercitazioni e all'appuntamento in volo c'era un amico o un alleato. In linea di volo l'attività si accresce enormemente nel proseguio degli anni. Gli specialisti compiono operazioni che hanno ormai assunto il carattere della quotidianità, senza diventare mai una distratta routine. Prima di ogni volo ripetono al pilota segni convenuti in un rassicurante colloquio d'intesa. Hanno appreso alla perfezione un linguaggio più ricco e articolato, al quale non bastano i gesti, ma servono anche le dita delle mani. Caratteristica unica e particolare dei capi velivoli dell'F-104 è la gestualità durante le cinque dita. Facendo muovere alcune superfici dell'aeroplano, che sono i comandi di volo, gli aerofreni, l'abbassamento dei flap, l'apertura degli inlet doors, quindi delle prese d'aria ausiliarie, ci si intende in una maniera molto rapida, quindi il colpo d'occhio in questo caso è fondamentale. All'inizio degli anni Ottanta, l'enorme esperienza costruita sull'F-104 pose l'aeronautica in condizione di affrontare con la necessaria preparazione il nuovo programma di ammodernamento basato sul Tornado. Abbiamo cominciato piano piano a formarci una mentalità internazionale, noi come piloti, i nostri specialisti come specialisti. Hanno cominciato a funzionare bene i cambi di i cosiddetti squadron exchange, i cambi di gruppi, una specie di scambio, diciamo, tra piloti, specialisti e velivoli di altri gruppi. Abbiamo imparato a conoscerci meglio in Europa, siamo stati i precursori di una nuova Europa e di una nuova NATO. Credo che ci abbia fatto sinceramente bene questo cambio di linea, che è stata una premessa necessaria per la successiva evoluzione dell'aeronautica militare. Accanto al 104 è trascorsa per decenni la vita di molti reparti dell'aeronautica militare. Naturale che lo spillone si venisse a trovare al centro di tanti eventi. Episodi singolari, come questa sfida di frecce avvenuta nei primi anni 80 e che vedeva sulla pista di volo l'insolita gara di velocità sulla distanza di 1000 metri tra il 104 e tre bolidi della Formula 1. Per la cronaca, all'epoca il 104 riuscì a spuntarla sulle avversarie solo quando, scomparsa la nebbia, poté imbarcare il carburante strettamente necessario a decollare e atterrare sulla stessa base. In occasione di ricorrenze eccezionali o avvenimenti speciali, la sua fusoliera si colorava con disegni fantasiosi a tinte sgargianti, come quelle che vediamo. Impossibile mostrarle tutte, anche se alcune, per accostamento di colori o per fantasia di immagini, meriterebbero di essere ricordate.
Questa in particolare è destinata con ogni probabilità a rimanere nella storia del 104. La rossa livrea con ali e impennaggi bianchi e piccole rifiniture in nero appartiene infatti al decimo gruppo del nono stormo, il reparto presso il quale il 104 chiuderà per sempre l'attività operativa nell'aeronautica militare e quindi nel mondo intero. Lo spillone resterà a lungo nei ricordi di tanti, con qualche rimpianto e non senza un certo affetto. Sentimenti molto frequenti e largamente condivisi tra i piloti di 104. Sentimenti spontanei quando sul 104 si siano volate migliaia di ore. Ma il 104 è un aeroplano unico e sono sicuro di interpretare il sentimento di tutti i piloti di F-104 dicendo che da una parte possiamo mettere tutti gli aeroplani e dall'altra rimane come unico il 104. E se proprio si volesse racchiudere il 104 in una breve definizione, la sintesi sarebbe certamente ardua e potrebbe facilmente sconfinare... Come definire l'F-104? Innanzitutto è l'aeroplano più bello del mondo. È affascinante, unico e forse potrebbe essere paragonato a una donna, molto impegnativo da gestire. C'è però chi nutre a buon diritto altri sentimenti nei confronti del 104. Sono i giovani piloti che si aggiungono per ultimi alla schiera dei 104isti e per questo si considerano fortunati. Il sentimento con cui un giovane pilota si avvicina all'F-104 è sicuramente un sentimento di orgoglio e rispetto. Rispetto nei confronti di una macchina che tanti ricordano con nostalgia e che tanti invece vorrebbero volare, ma probabilmente non avranno l'occasione di farlo. Sono finiti per sempre i tempi in cui il reparto sperimentale, al quale era affidato il compito della presentazione in volo del 104, offriva la dimostrazione delle superbe prestazioni del velivolo, con splendide manovre acrobatiche, compendio impeccabile di eleganza e potenza. Le grandi formazioni di F-104, con la loro geometria perfetta, stupivano per numero e precisione. Erano l'orgoglio di ogni reparto, che in occasione di cerimonie ufficiali poteva mostrare l'eccellente addestramento dei piloti e la loro abilità a volare in formazione. I comandi del velivolo richiedevano sforzo fisico, attenzione costante, sensibilità ad ogni più lieve movimento. La macchina e l'uomo dovevano essere in assoluta sintonia. Ancora oggi la soddisfazione di quei voli torna nei racconti, insieme al ricordo di grandi sudate.
E nei ricordi tornano spesso anche i volti e i nomi di colleghi indimenticati, il cui sacrificio supremo rimarrà legato per sempre alla storia del 104 e dell'aeronautica militare. Gli ultimi a rullare sulla pista di volo per avviarsi al decollo sono i 104 del 9, 10, del 18 e del 20 gruppo. Visti così, chi potrebbe dire che la loro carriera sta per chiudersi definitivamente? Le sue linee sono ancora moderne, l'eleganza è inalterata e la fierezza con la quale si leva in volo è la stessa di molti anni fa. Questo straordinario interprete di un capitolo lunghissimo del volo militare in Italia non si poteva tributare onore meno importante di un passaggio in formazione con le frecce tricolori. È l'addio dell'aeronautica militare, in segno di gratitudine e di affetto.